è che mi sentivo un po' sola. Sì, sei sola? Sì, cioè, non lo so, sento la tua mancanza un pochino. Se si può dire, insomma, so che stai per sposarti. No, non censurarti, ti prego. Volevo dirti che sarà una cosa favolosa, baby. È che non so se avrò il fegato, sì, di fregare i soldi e andare in Messico e vivere braccato come un cinghiale dalla legge e poi chissà che altro può capitare. La verità è che sono delusa perché sento che non ti fidi di me. Di te mi fido, non mi fido di Geppetto, quello è il papà di Pinocchio. Ma se io poi... se poi ti raggiungessi? Kelly, sarebbe la cosa più bella della mia vita. E anche della mia morte. Potrei venire, più in là, ovviamente. Non subitissimo. Oh no, subitissimo no, non sarebbe un buon momento, non sarebbe un buon momento. Certo che... te l'immagini? Due amanti che scappano in Messico. Bonnie e Clyde. Oh, potremmo fare un salto in Brasile. Sei mai stato a Rio? Ah, io sono arrivato in aeroporto un paio di volte. Oh, è un posto veramente magico. Sì, tutti quegli aerei che decollano, atterrano, rullano. No, Rio. Da Rio, sì. Sì, sai, dicono che le spiagge siano come zucchero a velo. Pensa, io e te, che ci spendiamo tutti i soldi in bellissimi hotel di lusso e io mi potrei comprare dei negligé e ci strusceremmo tutto il giorno a vicenda con oli di cocco. Spargeremmo petali di rosa sul letto e poi ce ne staremmo lì a leccare marmellata. Pronto? David, ci sei? Pronto, David? Kelly, va bene. Facciamolo. Rapiniamo la Lumis Fargo.